Ciao ragazze, nuovo video finalmente! Allora, oggi il tag che ho visto girare parecchio ultimamente qui sul web ed è il video tag Le 5 cose che non so fare. Ci ho messo un po' a decidere cosa dirvi perché in realtà subito non mi veniva in mente niente, poi mi veniva in mente troppo, quindi ci ho messo un pochettino, però comunque ho trovato le mie 5 cose che proprio non so fare. E adesso iniziamo subito, ve le sono scritte onde evitare di dimenticarmele. Comunque, la prima cosa in assoluto che non so fare, ma vorrei tanto saper fare, è cantare. Io proprio sono stonatissima, nonostante ci sia una mia amica che mi dice che in realtà non esistono persone realmente stonate, solo persone che non sanno prendere le note. Comunque, io non so prendere le note allora, perché io proprio penso che quando inizio a cantare io fino a Roma mi sentiate e si rischia te di. Che vi si rompono i vetri. Comunque io adoro cantare, io in macchina canto, a casa canto, io canto sempre, però non so cantare, sono proprio stonata. L'unica cosa che forse so un po' canticchiare bene, che mi è stato detto che riuscivo a cantare abbastanza bene, sono le canzoni dei cartoni animati. Però manco quello, perché comunque io se mi registro, perché io in passato ho anche provato a registrarmi, quando mi riascolto dico, Dio, evita di farti sentire, quindi io proprio non so cantare, non sono di quelle che cantano sotto la doccia, a parte che io ho la vasca, quindi non potrei neanche cantare in doccia, ma dovrei cantare in vasca, però anche quello non lo faccio, io quando sono in vasca mi rilasso totalmente, però quando sono in macchina non ho niente da fare, mi metto le cuffie e inizio a cantare, ma meglio che mi stia zitta ogni tanto perché proprio sono negata. Poi, la seconda cosa è non so mettere la terra sul viso. Io la terra proprio sono negatissima perché io quando provo a metterla mi ritrovo a chiazze marroni, non riesco a sfumarla, non riesco a metterla nei punti giusti, nonostante io abbia provato a guardare tantissimi video da Clio a Kiss and Makeup, a tantissime guru del make-up. Quindi che faccio i movimenti a terra sul viso come fanno loro, io mi ritrovo sempre comunque con le chiazze marroni dove è passato il pennello. Non riesco a sfumarla, non sono proprio capace a sfumarla, quindi boh, sarà una mia, non lacuna, sarà un mio limite, ecco. Poi la terza cosa è che non so fare regali agli uomini. Non so voi, ma io agli uomini proprio non so fare regali, non riesco, non sono capace. Per quanto riguarda le mie amiche, le ragazze, ci metto 3 secondi a decidere cosa regalargli. Vado in un negozio, mi piace quello, prendo, glielo regalo. Agli uomini no, cioè agli uomini devo iniziare mesi e mesi prima di compleanno, Natale o qualsiasi altra ricorrenza per iniziare a capire cosa posso fargli e poi arrivo il giorno prima che ancora non ho niente. Quindi mi è già capitato molto spesso che arrivassi a casa e il ragazzo a cui devo fare il regalo mi dice guarda, ci vediamo a tal ora, io manca pochissimo, mi metto lì, mi scrivo un bigliettino, questo è il mio regalo. Accetta il pensiero, perché io proprio i regali agli uomini non riesco a farli. Mi metto sempre lì, chiedo agli amici, chiedo alla famiglia, chiedo a chiunque chiedo, però non riesco a farglieli. E col mio ex riuscivo a farli perché lui era sfegatatissimo, sfegatatissimo si dice? No, non credo. Comunque era un tifoso sfegatato della Juve, quindi andavo al negozio della Juve che c'è qua a Torino, all'area 12, entravo e pigliavo. Era molto facile, ma con tutti gli altri amici o ragazzi che siano, non ci riesco. Non ci riesco proprio. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Quarta cosa, non so stare zitta. Io anche quando dovrei stare zitta, non sto zitta. È proprio una cosa che ho da tantissimo tempo, probabilmente da quando sono piccola, che io parlo, 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 e a volte mi è già anche stato detto, ovviamente, che parlando tanto non do spazio agli altri di parlare. Quindi io quando parto a raffica, poi quando l'altro mi dice, posso parlare? E io ho ancora coraggio di dire, ma è fino adesso che parli! E invece no, parlo solo io. Forse è anche per questo che mi piace fare video, perché parlo da sola, cioè parlo a raffica, parlo senza stare mai zitta. Ok, io non so stare zitta, quando litigo non so stare zitta, quando si chiacchiera non so stare zitta, quando si discute non so stare zitta. Io parlo, sono molto molto logorroica, quindi io non so stare zitta. Poi, quinta cosa ed è l'ultima, non so tagliare la frutta. Cioè, o meglio, la so tagliare perché comunque la frutta la mangio e la taglio, però non so tagliarla dritta. Cioè, quando io taglio ad esempio il melone, a me il melone, le fette di melone, invece di venirmi belle così, mi vengono dritte sotto, perché ovviamente la buccia è quella, e
poi tuc 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 tuc. Cioè, vabbè, le due estremità sopra e sotto sono dritte, ma quelle di lato sono tutti seghettati perché non riesco a dargli un taglionetto. Io taglio, convinta di andare dritta, e poi sono storte, molto molto storte. Infatti mia madre mi prende sempre in giro per questo, perché le mie fette vengono sempre una larga così, l'altra sottile così, una cosà. Quindi io non so tagliare la frutta, e vale per il melone, per l'anguria, per tutti i frutti che vanno tagliati. Perché comunque anche la mela riesco a dargli il taglionetto a metà, e poi le altre due già vengono una grossa e una piccola. Quindi io non so tagliare la frutta, ma non sono proprio capace. Come anche i pomodori, io non so tagliare neanche i pomodori. Non ce la faccio. Cioè sono cose che io non riesco a tagliare. Cioè penso di essere probabilmente l'unica al mondo che non sa tagliare la frutta o i pomodori, però è così, non sono capace, non ci riesco. Se avete dei trucchi su come tagliare la frutta, per favore ditemeli, perché ne ho molto bisogno, soprattutto in questo periodo che ci sono tanto meloni e angurie. Almeno riuscirò a dare dei tagli tranquilli, netti, senza dover giustificare i miei tagli astratti molto alla Picasso. Comunque niente, questo è tutto, queste sono le mie 5 lacune, 5 cose che non so fare. Spero di avervi strappato un sorriso, vi mando un super super bacione come sempre, se vi va ditemi le 5 cose che non sapete fare voi. E niente, vi mando un bacione di nuovo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!